Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il programma pluriennale 2016-2018 per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie e per l'impiantistica. Prevede progetti di cultura sportiva, inclusione sociale e a favore di soggetti con disabilità. Sarà selezionato con un bando nazionale il nuovo direttore generale della sanità piemontese. Lo ha annunciato l'assessore Antonio Saitta durante le comunicazioni in aula richieste dai gruppi di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle sulle dimissioni dell'attuale direttore. L'attività fisica come strumento per migliorare la qualità della vita e come parte integrante delle terapie. Se ne è parlato a Torino nel convegno Pro Muoviamoci, le nuove responsabilità delle scienze motorie, su iniziativa degli Stati Generali dello Sport del Consiglio regionale. Giorgio Gilli, presidente della SWISM. Beh, dobbiamo promuovere un miglioramento della nostra condizione di salute senza necessariamente passare attraverso lo strumento della cura. Muoviamoci per promuovere la nostra salute a basso costo in attività del tutto individuali, tipo le camminate, che permettono, come ci dice la comunità scientifica, di ottenere un miglioramento di alcuni anni in salute nella nostra già buona longevità. Si è tenuto a Palazzo Lascari su un seminario promosso dalla Camera di Commercio Italia e Vietnam. Prima dei lavori, il Presidente del Consiglio ha ricevuto l'ambasciatore in Italia della Repubblica Socialista del Vietnam, Chao Chin Tien. Fulvio Albano, Presidente Camera Commercio Italia e Vietnam. Il 2018 segnerà l'entrata in vigore degli accordi di libero scambio tra Unione Europea e Vietnam. Il Vietnam in Asia è un po' come l'Italia in Europa. Quindi sarà un'occasione veramente propizia e speriamo di poter sviluppare dei rapporti di interscambio commerciali e economici molto molto proficui. In occasione del Fertility Day, Palazzo Lascaris ha ospitato il convegno Fertilità, un bene prezioso da preservare, promosso da ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. In particolare sono stati presentati i progetti FertiSave e Preserviamo. Fulvia Pedani, presidente ANDOS. Questo evento ha lo scopo di far conoscere una problematica estremamente importante, che è quella delle pazienti oncologiche giovani che fanno dei trattamenti e hanno diritto ad avere il loro progetto di vita conservato e quindi di poter fare una preservazione della fertilità. L'altra cosa è la maternità dopo il cancro. Anche questo, anche nel tumore al seno, è stato dimostrato che è possibile. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.